situazione è insostenibile, anche perché comunque noi abitiamo in un comune che ha sempre dato servizio, io abito qui da sempre, e mi dispiace perché credo che questa sia una deriva. Siamo a Vimodrone, un comune di 16.000 abitanti alle porte di Milano, dove quasi 2.000 cittadini, adulti e bambini, sono rimasti senza medico, senza pediatra. Altri, come Stefania e Tania, se lo sono dovuto cercare, lontano da casa. Qui non abbiamo né guardia medica, da ormai da parecchi anni, non abbiamo il pediatra e non abbiamo neanche il medico di medicina familiare, dove nella città metropolitana milanese, dove dovrebbe esserci l'eccellenza della sanità in modo particolare. L'eccellenza ce l'abbiamo negli ospedali, magari però quando si utilizzano poi i poliambulatori ospedalieri ci sono delle liste attese enormi, di 6 mesi, 1 anno. Io ormai vado in solvenza, vado privatamente. Io ho 1 anno che sto cercando di prendere appuntamento a mio figlio che ha 1 anno e mezzo, poco più di 1 anno e mezzo, dall'oculista. E mi dicono l'agenda non è pronta e io non ho modo di avere un appuntamento. E nemmeno in privato? Privato sì, però dico perché? Perché devo dare dal privato? Possibile che non abbia la priorità un bambino, un neonato. Cioè lei come ha provato a prenotare? È andata allo sportello, ha chiamato il CUP? Entrambe. È andata online? Allora, per telefono mi mettevano in questa musica perenne. Grazie per aver chiamato il servizio prenotazioni sanità della Regione Lombardia. Minuti di attesa ed è caduta la linea. E dopo un po' cadeva la linea. Quindi cosa ho fatto? Sono andata di persona per arrivare allo sportello e sentirmi dire no, non abbiamo appuntamenti, le agende sono chiuse. Buongiorno, buongiorno, buongiorno da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. In una puntata pienissima. La vicenda infinita delle liste d'attesa. Siamo veramente sommersi di segnalazioni di persone che non riescono a fissare visite e interventi. Sono 2 anni per una colonoscopia. Mi hanno detto che i primi posti liberi sarebbero stati a marzo 2024. Io dovrei prenotare una colonscopia. Su Milano e la provincia siamo in settembre, 14 settembre. Il mio medico la chiede entro 60 giorni. Purtroppo non riesco a rispettare la richiesta. Il mio dottore mi ha prescritto anche una mammografia e un'ecografia al seno. Questa ho soltanto una disponibilità che va il 5 dicembre del 2023, ovviamente all'opere. Come il 5 dicembre 2023? Cioè tra un anno? Il 5 dicembre. Tra un anno quasi. Questa è la prima utile. L'ultima utile è seriata in maggio del 24. Ah, maggio, cioè tra 1 anno e mezzo? Seriate sì. Il problema è che lei sta parlando di esami, purtroppo, che ha in Regione Lombardia, hanno dei tempi veramente allucinanti. Provo allora a chiamare il CUP di uno dei più grandi gruppi ospedalieri privati, accreditato con Regione Lombardia. Buongiorno, io ho provato, sto cercando di prenotare una colonscopia. Io sono la linea privata e i costi vanno dai 626 ai 1696, dipende dal medico che gliela fa. No, però perché il primario costa un po' di più. Ah, ok, il primario costa un po' di più. Però magari le dico le disponibilità intanto che partono Da lunedì 6 in poi. Ok, già tra 4 giorni c'è posto, cioè voglio capire se quella che costa di meno, da 626, comunque me la fanno in maniera accurata anche se non certo, è il primario. Di quello certo. La Lombardia non ha un CUP, un centro unico di prenotazione, ha tanti CUP. La mancata realizzazione di un CUP che abbia accesso a tutte le agende delle strutture sanitarie pubbliche e private è tra le principali cause dell'allungamento delle liste di attesa in Lombardia. Lo sa bene Maria Elisa Sartor, docente universitaria che da anni documenta le criticità del processo di privatizzazione della sanità lombarda. Non avere il CUP produce questo. Siamo prede di un sistema che ci porta a realizzare il fatturato dei privati. Privati accreditati che dovrebbero aprire le agende, ovvero mettere a disposizione del pubblico visite ed esami in convenzione che rispondano alla logica dei bisogni dei cittadini. Quelle agende che ci vengono fornite rispondono prevalentemente alla logica di qual è la cosa che mi fa guadagnare di più?
Gli enti privati convenzionati sono obbligati a consegnare le proprie agende a Regione Lombardia, quindi a questo CUP? Sono formalmente obbligati. Oggi abbiamo in giunta approvato una delibera per il contenimento delle liste d'attesa delle prestazioni ambulatoriali. La Regione ha approvato due delibere formalmente per abbattere le liste d'attesa. Sostanzialmente non cambia nulla. Intanto hanno detto che ci sono delle nuove risorse economiche da investire. Stranamente, le nuove risorse economiche saltano fuori quando mancano 3 settimane alle elezioni. Vorrei prenotare un'ecografia al seno. Io anche in linea. 3 febbraio, ore 9, anni 4. Cioè, domani? Ma cos'è successo? Perché ci ho sempre messo dei mesi per trovarla. Che efficienza. Ma io mi chiedo, se ci sono adesso dei soldi da investire sulle liste d'attesa, ma e prima non c'erano? Se si vuole cambiare la sanità in Lombardia, bisogna far pagare un prezzo a quelle grandi strutture private che, grazie alla gestione di questi 28 anni, fanno profitti enormi. O si mette al centro la difesa della sanità pubblica, ma per metterla al centro non basta fare una dichiarazione di principio, bisogna essere conseguenti. La sanità privata in Lombardia è arrivata ovunque, anche in metropolitana, nei centri commerciali e nei supermercati. Si chiamano Smart Clinic, sono poliambulatori privati, offrono prelievi, visite specialistiche ed esami diagnostici. Ma voi fate però anche cose in convenzione? No, noi siamo solo privati. Abbiamo tutti gli studi, ma sono solo in sorvenza. Sono lasciata ingannare perché c'era scritto in convenzione. No, in convenzione sono solo i prelievi. Abbiamo gli ortopedici che vengono tutte le settimane, la gastroenterologa una volta al mese, 2 volte al mese la psicologa. Ma se devo aspettare un anno, alla fine la gente lo fa da noi. I prezzi come sono? Dalle 100 euro in su. Ah. Cioè, anche le promozioni. Promozioni e prezzi calmierati per fidelizzare i cittadini spazientiti dalle inefficienze della sanità pubblica. In questa Smart Clinic, dentro a un centro commerciale alla periferia di Milano, si offrono anche visite in convenzione con il servizio sanitario regionale. Ma c'è un trucco. Il privato è libero di decidere quante e quali prestazioni ambulatoriali mettere a disposizione del pubblico, scegliendo di volta in volta quelle da gestire direttamente, per agganciare il paziente, futuro cliente, ma allungando così le liste di attesa della sanità pubblica. Quindi il CUP non serve a niente? No, qualcosa diamo. Però poco. Le agende ve le tenete voi, diciamo, quelle per prenotare? Perché se voi le date le disponibilità in regione... Non le possiamo prenotare, perché le prenotano loro. Invece voi volete avere direttamente il controllo, così gestite i clienti meglio? Sì, anche perché poi ritornano, capito? La sanità è diventato un servizio, un bene di consumo, una commodities come tante altre. Ogni anno i lombardi spendono oltre 2 miliardi e 500 milioni di euro in servizi privati, poliambulatoriali. Questo ci dice che c'è una grande capacità di spesa. Chi è disposto a pagare ha un servizio efficiente e moderno. Chi non se lo può permettere viene dimenticato. La gente non si può più curare. L'ente pubblico dovrebbe preoccuparsi di non generare ingiustizia sociale, perché noi abbiamo assistito a non solo a un processo di privatizzazione, ma anche a un processo di autoconfinamento del soggetto pubblico. Noi stiamo pagando, abbiamo pagato le tasse per far sì che un sistema distruggesse i nostri diritti e aumentasse le disuguaglianze, naturalmente. Questo è quello che è successo.